Salve signor Sappè, cosa ha pescato oggi? Diciamo che è stata una pesca eccellente oggi. E cosa ha preso? Ci dica. Abbiamo preso tre guglie, tre cazzi di re, tre piste di requine, tre coccole di cazzo e adesso faccio il giro della coccola del cazzo. Ci faccio vedere un laccio dei vostri. A quanti chilometri è arrivato? A quanti chilometri è arrivato? Che cosa ha preso? Ma allora è un pescatore eccellente. Sì, signor Sappei. Questo secondo quando tiro la mia parte. Ok. È davvero veloce a raccoglierla però, eh? Aspetti che mi avvicino così le faccio un primo piano. Dov'è che struppico? No, mi porta anche che non ti interrompire. E caro filetti dietro. Ti giri un attimo. Che faccia di cazzo che ha? Lo so. Però per essere un gran pescatore ci vuole una gran faccia di cazzo. Da quanti anni hai iniziato a pescare? Io? Sono nato pescando. Complicati! Già pescavo coppole di pista e pista di regina appena sono nato. Ero davvero precoce a quei tempi. E ora invece cosa pesca? Ora cerco di pescare balene, squali, tutti i pesci che sono in via di estinzione. Ho capito. E quello che le riesce di più qual è? Quello che le riesce di più. La testa alla coppola del cazzo. Ecco, ora può ammirare come non è da tutti di spostare la lenza in questo modo. Vedete qua, guardate, guardate. E anche se sei nei primi giorni di scuola facciamo certe cose. Però per diventare a questi livelli deve essere anni di questo, non è per arrivare. Ti faccio filare un altro lascio di vino. Prendi, va bene, lo stesso, caccio l'occhio. Sto lì a fare questa volta. Sì, stavolta facciamo tutto. Ma stavolta una cosa, questo sarà così. Mannaggia la puttana! Ma certo che è un'abilità! Guarda! Guarda come si fa! Si suppa! Mannaggia la puttana! Che può fare? Ci vogliono anni e anni adesso! Ho messo una barca! Ho suppolato! Che volevo fare? Che è la barca? Ma non è la buttare, oggi pomeriggio spendi 5 ore e 5,70 già. questi sono anni e anni di esperienza. E sorte che sono 9 anni a mozzo. Compare, questo è un ottimo artista. Perché te hai finito a cignarne? Guardate, porco Dio, ora alla fine della lenta. Ma questo sta pescando in quel modo? Nel parco. Vediamo che c'è fuori l'acqua. Quante barche ha pescato in tutta la sua carriera? Pesca al traino. Quante barche ha pescato in tutta la sua carriera? Yeah.
Andiamo alla barca di San Pei. Guarda, immagini, guarda, se sta sul frisco, è andato pure la palatura, con un guancio, ti giuro, qui non c'è niente. Non c'è niente. Maria Figlioli, Maria, dolorata. Oh, guardate, guardate. Dammi. Che fare? Mi faccio vedere una relazione di me. No, signor San Pei, chiudiamo l'intervista qui, mandi un saluto. No, un attimo. Mandi un saluto a tutti i telespettatori. L'ultimo tiro professionale, guardate in diretta. Ok. Questo è il tiro, si chiama... Dobbiamo regolarizzare la pressione dei pezzimetri. Un attimo quanto sta finito dei piedi per bere, se fa, se no mi ci chiudiamo tutto. Come prima che sei tombato. Si chiama lancio alla barca. Compare, se era pigliato una balena se andava là. Non stato che faccio vedere una volta. No, compare. Sono finiti i minuti disponibili per la trasmissione. Faccio un saluto a tutti i telespettatori. A tutti i telespettatori di Teleforesta. Un attimo. No, dai. Va bene. Cosa sta trainando in quel modo? Ma penso che sta trainando qualche cristiano. Allora. Le chiedo scusa, signor Sapei. Le chiedo scusa, ma io non lo tolamo. No, questo è quello particolare per i pesci più furbi. Perché quelli normali ormai sono andati. Il lancio professionale, il lancio alla barca. Porca Dio, te l'avevo detto di là. Un attimo che lo devo ricordare. Un attimo. È una questione di audio dinamica. Non è finito che ci stiamo allenando questo video. Le chiedo scusa. Ma va a perdere un ufficio oggi. Non fare il cazzo 8. Ma il cugino sta lungo un cuore. Ora Guardate, questo è il lancio della barca. Ammiriamo il lancio della barca di Indecanossas. Ho passato la barca, ma devo ritrovare. Torno subito, ragazzi. Andiamo a finire che posso. Vabbè, nel frattempo faccio un saluto ai nostri telespettatori. Saluto la regia che mi sta interessando, il nostro regista Peppe De Carisi. Adesso chiudo col mio lancio micidiale. Potrei dire anche fatale. Un attimo, però. Con la sua classica battuta Maria Vergini. Maria Vergini, tenetelo forte! Anche per oggi abbiamo perso il terzo striscio della giornata. La signora dai le scavive ci sta mettendo un culo la settimana. Dai, faccio un saluto per concludere la nostra intervista.
guarda, no sé si estoy entrando a Parca, o mira si estoy entrando, la mannaia alla Colombia. Dai, faccio un saluto, vai. Ora faccio un saluto speciale. Ok. Saluto speciale. Saluto il mare di Lazzaro, la regia, i presenti nella spiaggia, e Italia 1!